Ragazzi, oggi questo mio nuovo video lo vostro mattino azzurro. Oggi ragazzi andiamo a parlare di un'altra ufficialità di calciomercato in casa, questa volta Salernitana, che ragazzi con il nuovo presidente Iervolino vuol provare una clamorosa salvezza, una clamorosa rincorsa per provare a salvarci. Mission Impossible. Sepe è un nuovo giocatore della squadra campana. Prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un bel like e fare un bel commento per sapere cosa ne pensate dei miei contenuti. Fatemi ragazzi arrivare a 110 iscritti, che veramente ne sarei molto molto felice. E ragazzi, parliamo di un portiere che è cresciuto, cioè è sempre stato del Napoli praticamente, è sempre stato di proprietà del Napoli di De Laurentiis. È sempre stato un portiere con che si parlava molto molto bene, poi però non ha mai fatto quel salto di qualità di cui si aspettava, e perché comunque non ha mai avuto una grandissima continuità di rendimento. Diciamo che è un portiere abbastanza affidabile. Diciamo tra i pari, perché comunque all'Empoli, al Napoli, comunque anche come riserva di Reina, qualcosa giocava anche lui titolare, e soprattutto al Parma, dove comunque è arrivato nel 2018 fino comunque a pochi giorni fa. A Parma è sempre stato un titolarissimo indiscusso della squadra, con anche delle grandi parate, secondo me, molte volte. Molte volte la squadra prendeva delle imbarcate, che soprattutto lo scorso anno, però la colpa è stata veramente raramente sua. E forse è un po' troppo posizionato un pochino avanti, molte volte deve essere un pochino più indietro, vero? Perché molte volte ha preso dei pallonetti, però comunque è un buonissimo portiere secondo me, da media bassa classifica, però non assolutamente da retrocessione come lo scorso anno. E è un giocatore che comunque ha fatto col Parma 107 presenze in campionato tra Serie A e Serie B, subendo 186 gol. Sono tanti, però di media neanche uno, neanche due a partita. Quindi ci può stare, secondo me. Comunque ha militato in una squadra comunque in difficoltà. Diciamo anche in Serie B non è che era così alto il livello. Però abbiamo visto che in Serie A ha fatto molta, molta fatica. Solo l'anno scorso ne ha subito 80 praticamente, in 40 partite. Comunque, parlando delle sue caratteristiche tecniche, il posizionamento tra i pali, a parte che è un po' troppo, secondo me, avanti, è buono lungo la linea della porta. Perché comunque raramente si fa sorprendere facendo errori o papere. La sua forse qualità migliore è la reattività, perché ragazzi, vedendo anche le sue parate, è veramente un portiere super reattivo, che ti fa delle parate anche molto difficili, magari su un tiro forte riesce comunque a spingerla, è bravissimo coi piedi, nei rilanci e anche nei rinvii, comunque molto molto preciso, e molto molto bravo anche nelle uscite alte, nelle uscite comunque in mezzo all'area, fa comunque valere la sua altezza, fisico non tanto, perché comunque è alto 1,91 m per 75 kg, ma sembra abbastanza piazzato, però non si capisce molto bene. Però comunque sì, come ho detto, non è uscito comunque abbastanza bravo. Adesso, secondo me, la Salernitana gli serviva un portiere così. Finalmente, come ho scritto nel titolo, finalmente un portiere decente. Perché comunque Belez, ragazzi, veramente un mezzo disastro col portiere, come anche Fiorillo. Non sono assolutamente portiere della Serie A, secondo me sono assolutamente da portiere della Serie B. La Serie B medio-bassa, secondo me, perché veramente Belez è un portiere veramente che a me non ha mai detto niente, è un portiere un po' alla cazzo così da prendere. Invece con Sepri, come fai un passettino in avanti, un saltino di qualità lo fai, quindi una mossa veramente veramente intelligente di Iervolino. Allora ragazzi, questo ragazzi è il mio video, fate sapere il vostro pensiero nei commenti, al prossimo video.